diciamo, migliori di quelli con meno numeri, per quelli che pensano che il migliore sia quello con più numeri. Bravo. Ah, Manuxo, non si può guardare i TikTok di Mr. Marra! Già questo è il primo errore subito! Inferiori a quelli con più numeri. E dai, state zitti, non ho capito un cazzo. Ho visto le storie di del mitico. Oddio, Manuxo, sono su Marluschio. Che non sa più. No, le mie storie che ho messo. Che hai messo? Che cazzo ho messo nelle storie? Allora, no, Manu, te lo dico io che hai messo, aspetta. Live, Manuxo, le sub scadono purtroppo. Non ci si può fare nulla, lo so che sei abituato, ma le sub regalate scadono, la gente non rinnova. Ma sto guardando tipo comunque in maniera... È normale. Che cazzo vuol dire? Le sub che regalano... Oddio, ice sul polso, bitch, è troppo freddo. 100 rinnova, forse lo 0 punto qualcosa. Sta stai in un magazzino pakistano. Normalissimo, normale. Anch'io in maratona 60.000 abbonati. Poi... 60.000... Sì, regà, veramente. Cioè, le sub scadono, ragazzi. Cioè, come dice Dario, in maratona 60.000 sub. Non è che tutti hanno questi numeri alti. Cioè, non li puoi tenere costantemente, soprattutto se sei italiano. Facendone 15.000 per una asta di beneficenza scam. Perché chi donava poi, se uno donava più di lui, lui donava, dava i soldi, ma in cambio non aveva un cazzo. Diciamo che comunque quell'uomo dava i soldi non perché effettivamente volesse vincere magari il calzino sborrato di Dario Moccia, ma perché comunque sapeva che i soldi andavano per una mente benefica importante come quella contro chi ancora guarda gli anime nel 2024. Questa cosa rispondo in maniera giusta. Nel senso che ti spiego, Dario, il perché. Poi, se io ti spiego e tu mi dici ma io stavo scherzando, perché tu non capisci lo scherzo. Bro. Ti giuro, non me... Cioè, allora, a meno che non sia successo qualcosa a Dario che lo abbia fatto diventare... Non lo so... Lundini. Ma non è uno scherzo. E sai perché? Perché questo trattamento non ce l'avresti con me se avessi più numeri di te. E che mi vedi ancora come un bambino, Darion. Ok, nel caso... Perché con Blur fai pippa, gli fai quelle due o tre gag e poi ci fai le live insieme, ma tutti siamo scherzati, amici, Gianmarco, mio fratello. Valentina, grazie per tutto. Posso dire onestamente che non sono propriamente d'accordo, visto che Dario, quando deve dire le cose su di me, mi prende sempre molto in giro, in maniera molto forte. Cioè, ovviamente, sempre scherzando, ma fa sempre delle gag molto pungenti, mi piacciono, le adoro. Ne vorrei di più, grazie. Ho bisogno di ritornare un po' in voga in questo periodo. Sono io quello ossessionato dai numeri, siete voi se gli date tutto questo peso, se pensate che il mio futuro su Twitch dipenda dalle sub. Dario, se lo vuoi sapere, non ho mai chiesto una sub, le ringrazio e basta. Non mando le pubblicità per invogliare la gente a fare più sub. Quando ho fatto 10.000 è stata solo una cosa carina per la mia community, dato che loro comunque gli davano un bel valore, e quindi ho deciso di, come dire, fare un discorsetto di ringraziamento per i 10.000 sub, perché in Italia 20-30 persone hanno fatto sto traguardo, non di più nella storia. L'hai comunque fatte dopo Lolo Lacustre. Comunque, una nota cupa della tua carriera giovane da streamer, non c'era. Sì, cioè, pure lì mi hai perculato, tra l'altro. Pure lì mi hai perculato, nonostante comunque un bel traguardo. Però sì, vabbè, gli ha perculato comunque per gioco, lì era proprio per gioco, dai, era una cosa molto simpatica, anche se Manu, ma a parte che prima o poi dovrà levarsi questa concezione del non dover lavorare e streamare per fare dei soldi, perché a meno che fra 5 anni non vuoi andare a fare il McDonald's e i Burger King, dovrai anche iniziare a fare i soldi e renderti conto di dover mandare pubblicità, eccetera, eccetera, perché... Se hai una fanbase importante o comunque che ti vuole bene e ce l'hai, saranno solo più che felici di farti fare dei denari in più. Come sempre, come è giusto che sia. È uno scambio equo. Tu offri intrattenimento e divertimento e loro invece ti danno i denari. Come è giusto che sia. Giuro, cioè non sono così... Basta darmi della stessa. Io
Cioè, non no, stavo dicendo, Manux comunque non ha mai chiesto effettivamente nulla, ma per le 10.000 sub, comunque devo ricordare, perché mi faceva troppo ridere, il counter di Manuxo che aveva fatto la divisione precisa per vedere al giorno quante sub bisogna fare per arrivare a 10.000. Mi sembravo io 3 anni fa. Nel 2013 mi è stata diagnosticata la depressione e sono 11 anni che io combatto e cerco anche di dare un bel messaggio sulla questione della salute mentale. Se io ti sto dicendo che il mio futuro su Twitch non dipende da delle sub, ma dalla mia condizione mentale. Comunque, beh, veramente, per la condizione mentale che c'avevi a quell'età, il fatto che ti sei messo su Twitch, Manu, è... No. No, era meglio fare tutto tranne che Twitch, veramente. E allora diciamolo, preferite lo show, preferite buttare la merda sugli altri, preferite passare per quelli che scherzano e poi fare i superiori dicendo che scherzate e dando a me del permaloso, uscendovene bene perché avete semplicemente più numeri, quindi la gente vi dà ragione perché siete dei dittatori praticamente. Grazie, sì. Non ho mai sentito parole così belle nei miei, anche nei miei confronti. Non rinunciate allo show? Allo show? Pur di non fare cose ego riferite da megalomani. Perché questa qui, volevi solo vedere la chat che ti faceva Az, buttata nell'astro puzzo qui il Manuxon, eh? Dario, ma sei un grande, ma quanta verità dici? Porca miseria, questi streamer che non riescono proprio a non streamare senza le sub. Ragazzi, oh... Partendo da un presupposto che quando la chat stessa fa così, è anche la chat che prende per il culo, però. Nel senso che lo fa appositamente, nel senso. Vero, regà? È vero. Non è che quando vinco una partita a uno, che è un gioco completamente random, e voi spammate il re, effettivamente lo fate perché pensate che c'è un merito dietro alla partita a uno vinta. Ok, no, no, vabbè. Degli streamer, siamo degli streamer, non Gesù Cristo. Non valiamo un cazzo. Non valiamo niente. Ma te non vale niente. In chat c'è gente che, anche se ha meno soldi magari, o comunque c'è anche gente che ha più soldi tra l'altro, c'è gente che ci caga in testa nella vita. È fatto un culo così. Oh. Oddio, che fa? Meno ego. Mano che non valiamo un cazzo. Siamo degli streamer. Dei semplici streamer. Beh. Rendiamo le giornate un po' più leggere alla gente. Non salviamo il mondo. Non salviamo il mondo. Va contro di me. Ma oddio, ti fa... E mi dispiace, perché in queste situazioni ce ne esco sempre male io. Dopo questo discorso, se verrà rifributato, ne uscirò sempre male io. Perché? Perché sono quello più odiato. No, semplicemente perché la fanbase di Dario non ti guarda. E quindi se rifributano un video dove c'è Dario e va virale, ci saranno sempre più commenti della fanbase più grande. Se diciamo questo, se ciò non implica il fatto che devi comunque dare della merda ad un altro. Cioè, io l'altro giorno ho fatto una battuta al maestro, ma su Fortnite, e l'è presa, mi sono sentito una merda. Io ho scritto su WhatsApp, abbiamo chiarito, ci siamo visti dal vivo, ci siamo abbracciati, per una battuta che ho fatto in 3 anni di stream, con un mio amico poi tra l'altro, di Fortnite, che ho fatto la cosa e sono andato a vedere. Ho fatto prima una battuta sul maestro che su di me, ci sta. Va bene, ok, va bene. E quando moriva. Non pensavo gli desse così fastidio, e poi ovviamente gli ho detto non mi immaginavo minimamente che ti dava così fastidio. Poi lui ha capito, ovviamente, perché lo sa che sono buono. Impossibile per uno streamer rinunciare a una gag per il pubblico di stupidi divertente invece di, non lo so, lasciare in pace qualcun altro. Impossibile. Perché? Cioè tu, Manu, non puoi fare battute su di me perché la mia chat ti odia. Sei caduto nella trappola del duca Montemagno, sei caduto. Ragazzo simpatico della classe, che deve fare comunque l'esuberante, è più importante dei valori umani su Twitch. Ma assolutamente sì! Assolutamente sì! Per più motivi. Primo, perché non puoi effettivamente offrire del valore umano su Twitch, perché non esiste, non ci sta, a meno che non fai le cose tra amici e basta, strettissimi, ma proprio stretti, dove deve passare quel senso di ehi, abbiamo combattuto con il mondo, e allora lì c'è il valore umano aggiunto che può offrire questa piattaforma, o se no, no, è ovvio che si preferirà sempre la battuta, eccetera, eccetera. L'importante, secondo me, è sempre prenderla un po' con le pinze,
sia da una parte che dall'altra. Visto che questa non è la prima volta che uno come Dario e uno come Manuxo si hanno a sannare per delle cose un pochino così stupide, era giusto che uno smette di fare le battute, anche se so battute, perché è ovvio che Dario Moccia al massimo riesce a odiare qualche mangaka, non è che riesce che ha sul cazzo delle altre persone, e che l'altro invece... Frate, te non sei toscano? Boh, 80% toscano e 35% argentino, vedete. Diego Perotti è mio zio. E dall'altra parte sempre Manu, secondo me, glielo dico sempre, deve un pochino... essere un po' più matematica, portami via, deve essere un po' più non leggero. Ci sta che uno se la prenda male, il problema è che proprio non dovrebbe neanche venire a conoscenza di queste cose. Poi i social sono una merda, quindi se vanno virali le clip comunque ti capitano in un modo o nell'altro, ma a prescindere dovrebbe ormai farsene un po' scorre fuori, anche perché tanto stupidamente dovrebbe avere una visione più lavorativa. Perché se io facessi una battuta del genere su Manuxo e la clip va virale, allora io gli sto effettivamente facendo un torto, perché io effettivamente posso ledere al suo lavoro. Ma se lo fa uno che la tua fanbase, non rientra nel tuo cerchio di persone che ti guardano, alla fine della fiera non te ne dovrebbe fregare un cazzo, proprio stupidamente, perché... sti cazzi, cioè... Come è giusto che sia, nel senso, sfortunatamente nelle grandi fan base spesso lo streamer o l'influencer eccetera ha un potere di molto importante, che è quello di riuscire a condizionare molto spesso le persone, che poi è quello che succede sui social, perché molto spesso uno viene condizionato dal commento con più like sotto i video prima di scrivere un commento generato con la sua testa. E quindi di conseguenza puoi fare il discorso di dire che magari sta condizionando delle persone che potenzialmente possono essere tue fan a non essere mai tue fan. Ma alla fine della fiera, sti cazzi, perché se uno riesce a non avere un pensiero limpido, normale su una persona, meglio così, meglio non avercelo in mezzo al collo al cazzo e basta. Ma sicuramente, come da me, come da Dario, l'85% della chat mema insieme allo streamer, sempre. E di questo posso firmarlo con il sangue, anche perché... E non sapevo se continuare, anche quando avevo 13.000 sub. Perché quando si parla di me, parla sempre di un coglione, di un ritardato, di uno permaloso, di uno che non gli si può dire niente, quando però... Beato a te, sì. Vorrei che fossi io quello. Voglio essere visto io come quello là in sedia a rotelle. Luigi, Fede, bentornati e benvenuti. Comunque non è vero, non viene visto così e basta. Io sono il bersaglio facile. Una volta la copia del Blur, una volta è quella, una volta il cane, una volta è quell'altro. Dopo un po' ti fai due palle così. Non è questione di permalosità. C'ho le palle che mi stanno cadendo per terra. Sono gonfie, regà. Basta. Che cazzo, sono una persona, oh! Io credo, ragazzi, che se vi va potete avere una conversazione su Discord dove io posso provare a fare da pacere. C'è post per te. There's some email for you. Guarda, metto anche la canzone su YouTube. 1-0 così il cazzo. Beh, non è piangere fare il bambino che non sa scherzare. Ci sto gli scherzi, ma se mi devo sentire di dire uno che... Comunque posso dire una cosa, a prescindere, 3 anni di insulti sono pesanti, ma sono veramente pochi ancora. Te ne aspettano almeno altri 3. Almeno il doppio. E se non ti arrivano, devo essere onesto, sono felice per te. E sono felice perché i social si evolvono. Ma un po' rosicherei. Sono presi 6-7, me ne sono presi. Oh! Che cavolo. Broccolino. Non so se continuo Twitch anche per questo schifo di merda. Cioè, proprio per colpa di... Cioè, proprio per Dario. Questo schifo di merda di Dario. Greve, fratello. Qui però l'ha buttata di fuori, Perché mi fa cacare il posto in cui stream. Il posto in cui lavoro, la piattaforma, le persone. Non mi piacciono. Parlava di Twitch, ragazzi. Non mi piacciono. In realtà Dario è così con tutti, non dico sia giusto, anzi, però Darion non va ascoltato, lui non lo fa per i numeri, ma perché... Darion! No, dai! Darion! Ti prego, parlami un po' di... Oh,
Parlami davvero di quel nuovo manga che parla di un politico del 1600. Mm, sì, dai, Darion. Così. Piero, questa è una stronzata. Madonna, Piero. Ovvio che non lo fa per i numeri. Lo fa per semplicemente egomania. È quello, regà, perché altro non c'è motivo. Regà, ma poi lo fa con tutti. Allora io... Comunque egomania veramente mi sa proprio di termine di Mr. Marra. Spara a tutti ed è giusto. Cioè, non che cazzo... puoi fare, comunque non, secondo me non è proprio... esatto mettere sullo stesso piano un tentato omicidio, un tentato genocidio un po' esagerato. Ha sparato a quel tizio, lo ha sparato, spara tutti, perché te la prendi che te ha sparato? Spara tutti, bro? Dai! Dai, che cazzo dire? Non è averli questi problemi di pensare alle sub e cose, ma se non mi riesco ad alzare dal letto, mi dici se la mia priorità è più quella o le sub? Ve lo giuro, cioè, certe volte vi manca proprio... un minimo di tatto. Voi mi direte esagerato? Regà, probabilmente per voi è esagerato, ma voi non sapete come sto io. Cioè, io nelle mie giornate non sono così, diciamo... cioè, non so come dirvelo, cioè... è brutto, cioè, ti stanno affibbiando... Un minimo di tatto, diciamo che sì, c'è semplicemente questa cosa dei numeri, ma di tutti quanti in generale, o c'è questa cosa di andare dietro a una persona, ma nel senso, quello è, penso però sia normalità, nel senso, se c'hai tanti numeri è perché c'hai tante persone che tanto spesso stanno sempre lì ad ascoltarti e non per forza a darti ragione, per carità, anzi, secondo me, a livello di Dario c'ha molto spesso delle parti importanti che gli vanno contro, soprattutto quando parla di certe precise cose, anche politiche, perché vabbè, sappiamo tutti che è un comunistone clamoroso e quindi anche in quei casi ti puoi mettere contro molta gente, però ci sta, i discorsi sono tutti e due corretti, diciamo che lì per lì. Aspetta. Viando una roba tipo di uno che è malato di numeri e sembra triste per i numeri quando sono sempre stato, diciamo, me stesso. Cioè, non me ne fotto un cazzo i numeri. Il discorso per me è ovviamente chiuso. Tanto sono sicuro che se questa clip arriva a Dario, lui pensa che lo sto attaccando, che, o che me la sono presa, o che non lo so. Vabbè, in ogni modo cercherà comunque di uscirne bene. Ma tanto non c'è bisogno che ti impegni, perché ti ripeto, chi ha più numeri su Twitch ha sempre ragione, quindi la situazione, questa è difficile, questa situazione da prendere, anche perché veramente servirebbe un confronto live, secondo me sarebbe veramente un confronto live su Discord. C'è il continuo comunque, ma la mente del re oscuro. Tutto parte da una mia battuta, questa battuta recitava tutto sommato così. Ho letto dalle la mia battuta recitava. Anzi, non ci posso credere. Pirandello Moccia Twitch. Ma che cazzo sta succedendo? Solo sui deboli e mai sui potenti, perché vi cacate sotto, fate pippa. Ma guarda, Manu, io non so se sei aggiornatissimo con quello che faccio, ma sono anni che faccio battute su praticamente tutti. Quando morì Berlusconi fece addirittura una live d'1 ora e mezzo, tutta dedicata a Berlusconi, dove facevo battute su di lui, sul suo elettorato, su tutto. Praticamente in una live dove mi pare c'eri anche... Quindi GG, quindi capito, che fa battute sui morti, quindi sta da del canale morente. Ecco perché te prendete ancora per il culo. Wow. Peggiora, in 1 minuto e 36 ha peggiorato la sua immagine al momento. Niente sul caso Ferragni, battute il giorno dopo, su tutto, su di me, sulla mia situazione familiare, sui miei problemi, su tutto praticamente, quindi non è proprio così. E poi Gianmarco, che è un tuo grande amico, il mio grande amico, fa battute di questo tipo sempre, ma anche te su Threads fai l'inferno e prendi per il culo tutti, quindi non riesco veramente a capire. Sulla maratona mezzo niente con questa battuta. Gli attacchi di panico, l'ansia sociale, tutte queste cose importantissime e su cui si può discutere fino alla noia, non riguardano per niente la mia battuta sulle sub giftate che scadono, perché sono proprio cose che non c'entrano tra di loro, non so nemmeno come spiegartelo. Diciamo che la battuta, cioè, non è che abbia toccato le corde della depressione, eccetera, eccetera, in seguito al dover spiegare perché se l'era presa deve aver la battuta, ma se era una spiegazione sul fatto che comunque è un
peso in più messo sulla testa di una persona che già vive male per svariati motivi e che di conseguenza comunque continua ad avere questa situazione peggiorata dal fatto che molto spesso viene messo in mezzo, eccetera, eccetera. Però rispetto comunque la tua volontà, evito di fare qualsiasi tipo di battuta e basta. Sinceramente non credevo che potesse darti fastidio, di questo mi scuso e andiamo avanti e basta. Oh, si è scusato! Si è messo a pecora, in ginocchio! Per terra, giù! Zanni, grazie per i 7. L'ha massacrato qui, sta. Comunque sia, vogliamoci bene, Manux. Io non ho niente contro di te. Lo tagga anche. Non mi ha mai taggato su una storia di Instagram. E non me ne frega. Non tiro mai indietro anche nel prendere in giro Gianmarco. Ti ho detto, non lo prendi mai in giro te, prendi sempre in giro me. Zero, lo massacro, lui massacra me. Ma è il gioco delle parti, Manux. Devi iniziare a partecipare a questo meraviglioso gioco delle parti. Ma se non vuoi, è uguale. Vogliamoci bene, ti abbraccio forte, ti accarezzo tantissimo e ci vediamo in live come al solito. Va bene? Dai. Ciao, bacione. Ma che carini, bisogna sempre far trionfare l'amore tra le persone. Ma allora io mi ritiro indietro, anzi chiedo anche scusa, perché si vede che hanno già risolto. Se hanno già risolto, ti accarezza in maniera molto carina. Anche lì sotto magari, un po' più sotto delle palle anche. E mi scuso per aver creduto di dover fare da pacere a una situazione già bella che risolta per l'ennesima volta con un Dario che dimostra tutta la sua maturità in un'altra situazione stranamente generata da lui. Incredibile. Cervellino.